diversa, ha un curriculum lunghissimo, dico solo che attualmente è direttrice di Comboni Femmine Offensive delle missionarie comuniane, ma mi piace presentarla con una sua autodefinizione. Eritrea per nascita, missionaria comboniana per vocazione, cittadina del mondo per scelta. Suore Vita. Quanti sono i minuti? Al limite! Allora è il capo Lazzaro, dice, mica posso dire. A me è stato dato questo impegno di dire due parole su Suor Rita, perché se dobbiamo fare una premiazione su Suor Rita, e quindi penso che è il compito più bello che mi viene chiesto, no? Innanzitutto davvero voglio ringraziare Claudio e Angela, davvero, che è stata molto vicina in questa grande, poi tutto il comune, tutte le persone che hanno contribuito perché questo si realizzasse. Però quando è stato chiesto, ma com'è ti è venuta questa idea? Io me la ricordo benissimo, perché io ero venuta da Verona, la prima cosa sorpresa che nel giro di pochissimo mi è stato dato la possibilità di un incontro, un appuntamento con il sindaco, no? E quando insomma ero venuta con tutte le mie carte per chiedere che si ricordasse in qualche maniera questa canturina che aveva vissuto dei suoi 73 anni 50 in Eritrea e che erano le sue alunne, perché anche Erminia da loro è stata un'alunna di Suor Rita, e quindi no? O mi sbaglio? No. Io non sono stata una sua grande amica. Amica, va bene, una grande amica, e comunque in Asmara. E tante alunne, tante ex alunne dicevano: non possiamo dimenticare una donna come questa, perché è stata grande, è vero, tanti missionari, infatti c'è un po' questa cosa, ma insomma anche tanti altri hanno fatto tanto, ma Rita è stata una donna speciale, e centinaia, parlo di centinaia di alunne che dicono, di ex alunne, nonne oggi, mamme, che dicono: facciamo qualcosa perché questo nome, questa persona non venga dimenticata. Quindi sono arrivata io con un grande coraggio di fronte a un sindaco, il primo che incontravo faccia a faccia, a chiedere e finire tutta la mia pappardella, no, a raccontare, e mi dice lui: basta così? Io sono rimasta un attimo per dire: Dio santo, qui ho sbagliato qualche cosa. E dice: solo questo? Beh, dica lei. Io ho detto: allora ci davamo del lei. Dica lei. Dice: beh, sarebbe bello poter fare qualche cosa che si potesse anche continuare, perché è vero, il nome di una strada, qualcuno, o una sala, speriamo, insomma qualche cosa, però dopo rimane un qualcosa di non vivo, no? Anche se è bello se riuscissimo ad arrivare a questo. Però un concorso coinvolge, cioè va oltre i confini di Cantù, coinvolge giovani, coinvolge città, insomma è una cosa veramente impressionante. Allora sono grata davvero, no, a Claudio, al comune e anche a tutta la Cantù, insomma, per l'amore che hanno verso questa donna, ma soprattutto per coloro che hanno partecipato a questo concorso e probabilmente non sanno chi è questa Rita Borghi che ci è capitata qua, ognuno da parte conoscere questa Rita. Tre aspetti di Suor Rita vorrei ricordare. Innanzitutto una donna, perché spesso quando si parla di suore penso che si dimentica che prima di tutto siamo donne, no? E Rita è stata una donna che ha amato e si è lasciata amare. Una donna di grandissima, e penso che Erminia da loro mi può dire, confermare questo, di grandissima relazione. Allora ha quasi in qualche maniera scombussolato un po' l'idea di uno che si fa una suora reverendissima, no? Intoccabile, quasi inavvicinabile. Rita è stata una donna capace di grandissima relazione, una donna che ha saputo amare in maniera veramente totale, potremmo dire. Donna, missionaria comboniana. Rita poteva benissimo starsene qui, mi dicevano che lei alla quarta ragioneria aveva già pronto un lavoro, prima ancora che finisse la scuola aveva già pronto un lavoro.
tanto brava e sveglia e capace, che aveva le qualità per fare carriera qui a Cantù, ha fatto una scelta di diventare missionaria, missionaria comboniana. La scelta di diventare missionaria comboniana è stata sua, la scelta invece del paese è stata fatta dalla congregazione, tu sarai destinata in Eritrea. Da quel momento, da quando Rita è andata in Eritrea, ecco, questo sì lo possiamo dire, la scelta gli è stata fatta da altri, quella dell'Eritrea, ma una volta che Rita ha messo piede in Eritrea non l'ha più mollata. L'Eritrea è stata la sua seconda, se non addirittura la sua prima patria alla fine, no? È stata una donna, a differenza, davvero, possiamo dire, a differenza di tanti altri, che ha guardato con amore, no? E si è lasciata anche amare dalla popolazione eritrea. Non guardava l'Eritrea, lei non... arrivo io adesso, no, a farvi del bene, no, lei ha veramente si è messa dentro il paese, e ha fatto suoi i sogni della gente del paese, dell'Eritrea, e ha fatto sue le aspirazioni di pace dell'Eritrea, e questo spesse volte me lo ricorda anche Cristiana, una sua nipote, dice, ricorda quando parli della vita, che su questi 50 anni di Eritrea almeno 45 li abbiamo passati nella situazione di prima di guerra per la liberazione, poi finita la liberazione abbiamo avuto un periodo pochissimo, no, dove abbiamo incominciato veramente, il popolo ha incominciato a sognare qualcosa di pace, poi ripiombato un'altra volta in situazione di grande sofferenza. Se io dico Lampedusa, che cosa gli viene in mente? Penso che non possiamo fare... Ecco, quei figli morti, 360, africani, di 360 erano eritrei. Questo per darvi la misura di dove veramente Rita ha cercato di vivere. Chiediamo ai suoi parenti che sono qui a Cantù quante volte hanno sentito dire Rita, ah basta, non ne posso più in quel paese, io adesso mi fermo qua. Ce lo dicono a tutti i parenti, i nipoti, i pronipoti, no? Dicono, non metteva, faceva neanche in tempo a mettere piede che già aveva voglia di ritornare, perché lì era la sua terra, lì avrebbe voluto anche, no, finire i suoi giorni. Il destino ha deciso diversamente. Quindi missionaria, ma una missionaria veramente che ha saputo farsi tutto a tutti. Io ho portato qui, ma non ho tempo perché mi piacerebbe, no? Qui la Rita, che poi era una donna molto precisa, proprio matematica nel suo lavoro, e abbiamo trovato tra le sue carte, no, tutti questi quaderni che alla fine dell'anno scolastico, e adesso arrivo al terzo punto, educatrice, un'educatrice come proprio con la E maiuscola, e qui ci sono tutti le sue alunne che alla fine dell'anno gli scrivevano, no? Carissima sua Rita, la scuola sta andando al termine e Dio le sta dando la rivederci, ma non per sempre, perché spero di ritrovarti. E sono tutti così, no? Lei si faceva scrivere questi, o glielo regalavano loro alla fine dell'anno, proprio per far capire come Rita è stata un'educatrice molto severa. Io me la ricordo, ecco, quando passava piccoletta, allora era capace di mantenere anche una disciplina. Ma nello stesso tempo lei sapeva andare al di là della materia che insegnava. Alzi la mano chi ha mai amato all'infinito un insegnante di matematica? Nessuno. Eppure Rita riusciva a farsi amare ed era l'insegnante di matematica più straordinaria che la scuola ha potuto avere. No, allora, donna, missionaria, educatrice. Un'educatrice che sapeva veramente andare al cuore dell'alunno o dell'alunna. Tant'è vero che a distanza di 50 anni, ancora le sue ex alunne, scriveva a tutti, no, come facesse non si sa, scriveva a tutti. E quando è mancata, no, per una grave malattia, mi ricordo che tante poi scrivevano, perché io ho mandato a quelle che avevo, perché Rita aveva un'agenda di indirizzi alta così, e quando io ho cominciato a sfogliare o mandare un po' in giro a qualcuno dicendo che appunto era mancata Rita, sono diventata mia malgrado, dico io, un po' un punto di riferimento. E allora le prime telefonate, no?
Ursula, ma sa che io era la preferita di Sorrita, e va bene una, che lui mi dice, mi sembrava di essere io, comunque vabbè, ti lascio un po' di spazio, no? E un'altra, insomma tutti si sentivano preferite. È una cosa straordinaria che una donna riesca veramente a far sentire ogni persona unica. Ecco, e perché abbiamo scelto anche questo, dopo parlando anche insieme con Claudio, con Nella, come dicevamo, facciamolo questo, perché una canturina, una che viene dal nord Italia, una che uno può pensare, ma come può, no? C'è anche questo immaginario che il nord sia restio, no? All'apertura dell'altro, soprattutto se l'altro è così diverso, eppure è riuscita a essere una donna che ha abbattuto qualsiasi barriera. E grazie a Rita, oggi noi abbiamo l'idea di Cantù e anche del nord Italia, diverso da quello che in realtà forse potrebbe uno pensare, no? Ecco, Rita è quella che riesce ancora oggi, infatti siamo ancora qui a parlarne, riesce ancora oggi davvero ad abbattere quelle barriere e ha sognato, ma non solo sognato, ma realizzato che un mondo diverso davvero non solo è possibile, non solo è urgente, ma è addirittura fattibile. E questo grazie a Rita.